Sindaco di Fano ricopre ruoli in organismi nazionali. È la prima volta che il comune di Fano si trova ad essere capofila di un progetto di cooperazione internazionale del Ministero degli Esteri, Area Sviluppo, di 1.600.000 euro, frutto delle relazioni tessute dal primo cittadino e della progettualità del nuovo ufficio per l'Europa di cui si è dotato il comune. Beh sì, sono molto orgoglioso e soprattutto perché ne rivendico anche la paternità. Grazie alle relazioni, grazie al ruolo che sto svolgendo come sindaco di Fano in tavoli nazionali e internazionali. E quando si svolgono dei ruoli poi arrivano anche i risultati per le proprie città. Fano c'è, ha vinto, il suo progetto è stato uno dei progetti riconosciuti e mi fa piacere sottolineare che assieme a Fano gli altri progetti sono capitanati da città come Torino, Bologna, Reggio Emilia, Regione Piemonte, Regione Abruzzo, Regione Umbria, quindi tutti soggetti importanti. Significa che anche sotto questo aspetto stiamo emergendo e stiamo sempre più crescendo. Il paese destinatario, individuato dalla Commissione, è la Tunisia, nell'ottica del sostegno a casa loro che il Ministero ha sviluppato per le strategie a contrasto dei flussi migratori nell'area del Mediterraneo. Del 1.600.000 euro totali del progetto, di cui 1.300.000 di fondi comunitari, a Fano arriveranno 352.000 euro per sviluppare e gestire nei 48 mesi di durata dell'operazione tutto l'impianto progettuale che avrà come perno centrale l'area agroalimentare e l'agricoltura sostenibile. In Tunisia ci sono già fondamenta impiantate dalla CEFA, la ONLUS che da tempo coopera col paese africano, sulle quali basi sviluppare e coordinare l'apertura di 10 nuove aziende e tessere tutta una serie di collaborazioni bilaterali tra aziende tunisine e italiane nei 48 mesi. Per questo progetto il Comune di Fano, per la parte specifica, si avvalerà della collaborazione con la Fondazione Cante di Montevecchio, già strutturata per questo tipo di interventi. Quindi sono molto contento, una bella soddisfazione, ma soprattutto quello che mi piace sottolineare è che Fano, cosa che in passato raramente si è verificato, ha una capacità di uscire dai propri confini ed essere nei tavoli importanti.